cominciò ad avvicinarmi alla musica in età abbastanza precoce, 7-8 anni con la chitarra. Mio padre suonava la chitarra, era un chitarrista e mi insegnò i primi rudimenti. Poi a 10 anni studio violoncello, conservatorio per 3 anni e successivamente contrabbasso. Nel frattempo, verso i 15 anni, comincio a suonare musica leggera in alcuni gruppi beat. Escono i Beatles, per cui innamoramento, suoniamo i Beatles dappertutto nei locali e comincio a vivere di musica. Basso elettrico è stato un Ellie Sound by Crucianelli. Era uno strumento con i brillantini rosso e nero. E poi naturalmente un Hofner che era il basso di Paul McCartney, di cui ero innamorato, finché non arrivo a conoscere Vince Tempera. Io lavoravo con Ella De Bandini spesso, e con il quale cominciamo a lavorare come turnisti a Milano. Registro per diversi cantanti, poi ognuno può andare a vedersi su internet quali, se no è una lista lunga, alcuni non li ricordo nemmeno. So che se fossi pazzo e dopo eternato approfitterei di un momento di lucidità. Un giorno alla radio sentii questa musica strana e pensai tra me e me che mi sarebbe piaciuto suonare una musica del genere. Erano gli Area. Una settimana dopo mi chiama Demetrio, che io avevo conosciuto tempo prima in qualche locale dove si suonava il beat, e mi chiede se voglio andare a fare questo provino a Parma per entrare nel gruppo. E così è cominciata la mia storia con gli Area, che è una storia che ha cambiato la mia vita. Continuando a suonare con gli Area, comincio a suonare jazz al Capolinea a Milano, vado a fare delle jam session, cosa che diventa poi, quando gli Area si sciolgono alla fine degli anni 70, durante gli anni 80 diventa il mio lavoro principale, diventa il mio interesse principale che non ho mai più abbandonato. Quindi ho avuto diverse esperienze, vado a New York, sono stato a New York, ho suonato con diversi musicisti in America. Poi sono tornato in Italia, ho suonato con l'orchestra di Gil Evans, e poi con tanti americani che venivano qui. Insomma, un'esperienza lunga che mi ha portato qui, adesso dove sono ora, a fare questo lavoro con questo strumento meraviglioso che è il contrabbasso. Il basso elettrico, che è questo, adesso non è amplificato, però cioè, ha una caratteristica fondamentale che lo differenzia dal contrabbasso, che si suona con una tastiera in orizzontale e non in verticale, per esempio. E avendo un manico più corto, ha anche la possibilità di poter usare tutte e quattro le dita fin dai primi tasti, cosa che non puoi fare col contrabbasso. Essendo diversa la lunghezza della tastiera, si utilizza una diteggiatura diversa, perché altrimenti a quattro dita nelle prime posizioni sopra non ce la faresti a fare questo movimento. Quindi si usa 1, 3, 4.
Sono tre note al posto di quattro. Gli americani, la scuola tedesca usa il due al posto del tre, ma non fa molta differenza, dipende da come uno ha studiato. Però la differenza è che tu non puoi fare con la mano ferma quattro note, ma ne puoi fare tre. Il contrabbasso in più ha questa caratteristica, che tu hai addosso una cosa di legno che vibra, grande, che ti sta addosso. Cioè, e per cui ha il suono acustico, cosa che non puoi avere con un basso elettrico che è direttamente collegato a un amplificatore, quindi cambia completamente l'approccio. Il ricordo vivo è quando ascoltai il primo disco che è arrivato in Italia dei Weather Report e sentì Jaco Pastorius, che naturalmente mi cambiò la vita, chiaramente come è successo a diversi bassisti elettrici, credo, inevitabilmente. E quindi il giorno dopo presi una cazzuola da muratore, tolsi i tasti al basso e mi misi dello stucco da carrozziere e praticamente mi feci il basso fretless. Se dovessi scegliere un brano a cui sono particolarmente legato, direi che è l'introduzione di Gerontocrazia, cantata da Demetrio, che è praticamente basata su una antica ninna nanna greca. È una melodia veramente che mi prende, non so, è veramente antica.